Questi nuovi pannelli posizionati dal Circolo Parasio daranno informazioni ai turisti che dimostrano di apprezzare molto il Parasio e di apprezzare molto queste escursioni organizzate in maniera encomiabile dal Circolo Parasio, il quale vanno i ringraziamenti da parte dell'amministrazione per l'ottimo lavoro svolto in ambito turistico e per la ottima accoglienza che danno ai turisti che vogliono venire a visitare queste bellezze e questa parte assolutamente unica della città di Imperia. L'amministrazione e il sindaco in primis appoggia questa iniziativa, collaborerà e collabora con il Circolo Parasio per rendere questa iniziativa ancora migliore e magari esportarla in altre zone particolarmente appetibili turisticamente della città. Il corso che le persone che vengono a camminare insomma per il nostro centro storico è diventato anche fisico da molti anni ormai, un punto di riferimento sia per chi vuole saperne di più su quello che è intorno, su quello che vede, sia per chi magari vuole approfondire qualche conoscenza pregressa, anche persone del posto, insomma anche cittadini. Sono dei cartelloni esplicativi che sono sicuramente molto utili, che rappresentano sia un giro che si può fare ovviamente camminando, passeggiando per i nostri caruggi, e sia un giro virtuale che si può anche solamente percorrere con gli opuscoli che noi stampiamo regolarmente, ristamperemo in una nuova veste grafica breve per insomma cogliere gli aspetti e i punti salienti del nostro Parasio. E è un progetto che è contenuto all'interno di un progetto più grande che si chiama Gira Parasio 2.0, che è venuto al suo compimento. Abbiamo iniziato la proiezione dei primi filmati, perché è un progetto che è stato integrato con dei video esplicativi con delle spiegazioni tenute da personaggi che insomma se ne capiscono, come dicono qua, e ovviamente ognuno nel proprio ambito d'azione, e con qualche approfondimento sulle principali attrazioni del centro storico. E ovviamente abbiamo iniziato, come dicevo, con quello delle sorelle Clarisse, seguiremo con quello sulla Basilica il 14 dicembre e quello su San Pietro il 28 di dicembre. Quindi è un progetto molto grande che ovviamente si compone di molte parti, e questa è una parte che oggi abbiamo reinaugurato per la seconda volta e speriamo che porti bene come la prima.